La parabola degli invitati al banchetto, interpretata da un quadro, un affresco e dalle stesse vicende del monastero che lo ospita. Che cosa vuol dire Gesù quando invita tutti al banchetto? E perché poi caccia via quello senza abito nuziale? L'arte del Vangelo di questa settimana racconta di personaggi illustri che snobbano l'invito, di povera gente a banchetto, del rischio di sentirsi migliori degli altri. Cominciamo con il quadro del monogrammista di Braunschweig, la parabola degli invitati al banchetto, un'opera realizzata attorno al 1580. Non sappiamo in realtà chi lo ha dipinto. L'autore viene convenzionalmente denominato monogrammista di Braunschweig in riferimento al monogramma presente né il grande banchetto o il banchetto dei 5000 che si trova al Museo Herzog di Braunschweig. Questo monogramma è l'unica identificazione che abbiamo di uno sconosciuto pittore olandese del Cinquecento. Invece, il quadro di cui ci occupiamo oggi, la parabola degli invitati al banchetto, si trova adesso al Museo Nazionale di Varsavia, in Polonia. La scena è affollatissima. A destra vediamo grandi signori a banchetto con i servitori in primo piano intenti a travasare preziosi vini, musicanti su alte logge impegnati ad allietare il ricco pasto con la loro esibizione. Le colonne abbondano di decorazioni e statue. Ricchi panneggi pendono alle pareti. Anche le logge al centro sono piene di gente. Sta arrivando la sera. C'è ancora luce del crepuscolo. È l'heure bleue, l'ora blu, come la chiamano i francesi. Ma le torce in alto già fiammeggiano. Apparentemente una scena di genere, non molto diversa in fondo da quella, ad esempio, del pranzo di nozze di Nastasio degli Onesti nella versione di Botticelli. Sono pranzi di gran signori, dove tutto dovrebbe essere preparato, predisposto, chiaramente definito. Nel pranzo borghese di Botticelli accade un fatto inaspettato che riguarda una vicenda terrena. In quello regale del monogrammista di Braunschweig avviene un fatto inaspettato che rimanda ai tempi messianici. La scena di destra, infatti, è solo immaginata. Di fatto non si è realizzata. Gli invitati non sono venuti. La scena di sinistra ci propone un rovesciamento di situazione. Gli invitati, si suppone persone assai distinte, notabili, aristocratici, come si è detto, non si sono fatti vedere. Il re, solennemente vestito, con una sorta di cappello corona in testa e lo scettro del comando in pugno, dà disposizioni a un suo dignitario, anche lui ben vestito. Non è più circondato da notabili. A destra c'è un uomo, coperto di stracci, che cammina a stento appoggiandosi a una stampella, con una gamba ferita e l'altra amputata. Accanto vediamo una donna che tiene in braccio un bambino piccolo, mentre un altro le caracolla attorno alla sottana. Un uomo, forse un pellegrino, forse uno sbandato, cammina servendosi di un bastone.
c'è un'altra folla, fatta di donne, bambini, uomini, ben diversa da quella degli invitati della prima ora. Già a tavola sono seduti tanti di quelli chiamati al comando del re, come racconta Matteo. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Un bacchetto inaspettato, rifiutato da quanti presumevano di essere già dalla parte giusta, ma intenti soltanto ai propri interessi, e offerto invece generosamente a tutti. Ha detto Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi a Lisbona nell'agosto 2023. Siamo una comunità di fratelli e sorelle di Gesù, figli e figlie dello stesso Padre. Amici, vorrei chiarirvi che siete allergici alla falsità e alle parole vuote. Nella Chiesa c'è posto per tutti, per tutti. Nella Chiesa nessuno è superfluo, nessuno è superfluo. C'è posto per tutti, come siamo, tutti noi. E Gesù lo dice chiaramente quando manda gli apostoli a chiamarlo alla festa del Signore che aveva preparato. Dice: andate e portate tutti, giovani e vecchi, sani e malati, giusti e peccatori, tutto, tutto, tutto. Nella Chiesa c'è posto per tutti, tutti insieme, ognuno nella propria lingua, tutti, tutti, tutti. E questa è la Chiesa, la madre di tutti, c'è posto per tutti. Un passaggio che è stato oggetto anche di molte critiche da varie parti. Eppure Papa Francesco non fa che esprimere il passo del Vangelo. E lo vediamo nella scena a sinistra, sullo sfondo. Due inviati si dirigono verso le parti più lontane del regno per chiamare tutti, come si è espresso Francesco, non solo a Lisbona, ma anche nella Fratelli Tutti. Inviati a due, l'annuncio non è individuale, ma è una relazione di più soggetti. Ma come interpretare il passaggio inquietante dell'uomo cacciato perché non indossava l'abito nuziale? Ci aiuta la vicenda dolorosa del monastero della Santa Croce a Donauwörth, in Austria, monastero che ospita l'opera di Jakob Karl Stauder, Parabola del grande banchetto, o anche La festa delle nozze reali, realizzata attorno al 1720. Il monastero, fondato nel 1040 tra Stoccarda e Monaco come convento, si chiama così perché custodiva una reliquia della Santa Croce di Cristo. Stauder è stato un pittore svizzero-tedesco, figlio d'arte, spesso chiamato a realizzare le sue opere presso i monasteri. Qui vediamo ad esempio un suo Giudizio universale nella cattedrale di San Nicola a Überlingen. L'affresco Parabola del grande banchetto mostra una ricca sala barocca con colonne tortili, tendaggi di broccato, telamoni, cioè le figure virili che sostengono alcune colonne. I greci le chiamavano Atlanti, come il titano che sosteneva la terra. Gli invitati al banchetto sono vestiti con costumi eleganti e costosi. La donna alla sinistra ha una complessa pettinatura ghindata con fiori. Il suo volto è bianchissimo, in contrapposizione al volto nero
della domestica a destra. Il padrone di casa, forse un re, domina la scena per la posizione centrale, lo sfarzo delle vesti, il gesto solenne della mano, lo sporgersi stesso del piede oltre la balaustra. In basso, all'estrema destra dell'affresco, vediamo, quasi nascoste, due figure completamente diverse. Se interpretiamo l'affresco secondo la parabola dell'invitato a nozze senza l'abito nuziale, vi scorgiamo l'uomo legato mani e piedi e gettato nelle tenebre. Che cosa vuol dire essere senza l'abito nuziale? Possiamo leggervi un monito verso chi crede di essere dalla parte giusta, magari anche impossessandosi di riferimenti religiosi. Come dicevo in precedenza, c'è infatti un ammonimento nelle vicende stesse del luogo che ospita il dipinto. Il monastero della Santa Croce fu soppresso nel 1803 durante il processo di secolarizzazione dei beni ecclesiastici in Baviera. Nel 1877 fu acquistato dal pedagogo Ludwig Auer, qui il suo monumento a Donauwörth, dove è riportato il titolo affettuoso di Onkel, zio, da parte di molti allievi. Auer era il tredicesimo figlio di un maestro del villaggio e fece a sua volta il maestro e si dedicò con impegno alla formazione dei bambini. Nell'ex monastero creò nel 1875 la Fondazione Pedagogica Cassianeum, diretta poi dai figli. Fu un lavoro gigantesco e importante. Nel 1900 aveva 2000 dipendenti in loco, insegnanti, ma anche stampatori, librai, rilegatori, spedizionieri. Ma non basta essere invitati al banchetto, essere quelli che sono entrati nella Chiesa per non tradire il Vangelo. Tale fondazione ha gestito dal 1916 al 1977 la casa per bambini Heilige Kreuz, Santa Croce appunto, quella che si presentava però come una santa istituzione divenne un abisso di infamia in cui fu protagonista anche un sacerdote, nipote di Auer. Una indagine della diocesi di Augusta ha denunciato che dal 1947 al 1977 ci sono stati abusi fisici, mentali e sessuali, oltre che una impostazione, diciamo, pedagogica fortemente autoritaria, punizioni corporali, manipolazioni psichiche e sopra ogni cosa la convinzione di avere il diritto di educare anche con l'imposizione, fino a dover mangiare cibi avariati e peggio. Si può essere convinti che essere ammessi al banchetto autorizzi a sentirci già a posto, di poter decidere al posto degli altri, di sapere meglio degli altri cosa è giusto fare e avere l'autorizzazione per questo di imporlo. Anche senza arrivare agli orrori accaduti alla casa dei bambini di Donauwörth, ci può essere un atteggiamento di supponenza anche in chi crede di fare del bene. Come dice Manzoni di Donna Prassede, una certa supposizione in confuso che chi fa più del suo dovere possa far più di quello che avrebbe diritto. Il punto è che, secondo Donna Prassede, tutto il suo impegno era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Era una delle sue massime. Per riuscire a far del bene alla gente, la prima cosa è di non metterli a parte del disegno. Thank you.
E invece Gesù ripete: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, versetti 1-10.